Io rimarrei in Puglia per le vacanze, per qualunque ragione, per lavorare. Chi mai se ne andrebbe da questa terra? Una risposta, quella del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, a domanda posta dai cronisti, che lascia spazio a poche interpretazioni. Il governatore non sembrerebbe intenzionato a correre per le elezioni politiche del 25 settembre. L'ipotesi ventilata nei giorni scorsi resta comunque in piedi. Emiliano potrebbe candidarsi e poi eventualmente decidere di non lasciare la guida della regione, accontentando così larga parte della sua coalizione che nei giorni scorsi ne aveva invocato la permanenza. Oggi la riunione della direzione nazionale del PD dovrebbe diradare le nubi sui criteri di formazione delle liste elettorali, sul perimetro delle alleanze, nonché sulle deroghe dopo aver svolto tre mandati parlamentari. Tutte questioni che creano qualche affanno nel centro-sinistra pugliese. In affanno è anche il primo cittadino di Bari, Antonio De Caro. Per lui, come per Emiliano, è pervenuta una richiesta di candidatura direttamente dai vertici nazionali del PD. La volontà di De Caro sarebbe quella di non candidarsi. In ogni caso, si tratta di una scelta delicata per il primo cittadino che, dovesse decidere di candidarsi, sarebbe costretto a dimettersi. Una decisione quindi da assumere nei prossimi giorni. In tal caso, la conseguenza sarebbe lasciare la città senza guida e in stato di commissariamento per 10 mesi. Sarebbe una scelta ricca di incognite. Mollare Bari senza il suo vertice eletto a furor di popolo appena nel 2019 potrebbe indispettire l'elettorato che, a più riprese in passato, non ha mai gradito l'abbandono in anticipo della carica elettiva per concorrere ad altre cariche pubbliche. Poi c'è la questione delle deroghe. I consiglieri regionali che avrebbero chance di candidarsi, Loredana Capone, Raffaele Piemontese, Donato Pentassuglia, Fabiano Amati, Ruggero Mennea, Filippo Caracciolo e Francesco Paolicelli, non potrebbero candidarsi secondo lo statuto, ma c'è chi contesta l'esistenza di questa norma. Mentre i parlamentari non possono superare le 3 legislature. Bordo ne ha fatte 4, Losacco 3. Boccia 3, ma come ex ministro sarebbe salvo da questa norma. Si vedrà oggi cosa deciderà la direzione nazionale del partito.